Paolo Perulli, buongiorno. Buongiorno, dottor Partiti. E benvenuto davvero qui nel nostro podcast, Il Posto delle Parole, per condividere il suo nuovo libro pubblicato dalla casa editrice bolognese Il Mulino. Il libro si intitola Anime creative da Prometeo a Steve Jobs. E campeggia sull'immagine di copertina una mela, e quindi questa mela ovviamente ci rimanda a un marchio molto molto noto. Paolo Perulli, sociologo dell'economia, insegnato in diverse università e dopo aver scritto diversi libri, tra cui Terra Mobile pubblicato da Einaudi e poi Il Debito Sovrano pubblicato dalla Nave di Teseo e poi Per il Mulino nel 2050, Passaggio al Nuovo Mondo. Anche questo libro è un passaggio a un mondo nuovo, perché quando si parla di creatività è sempre comunque un'invenzione di qualcosa di nuovo. Paolo Perulli, per cominciare questa nostra conversazione, io direi di cominciare proprio da quello che lei scrive a chiusura di questo libro, che il dialogo con José Barrias, l'artista portoghese scomparso nel 2020, è all'origine di Sì. questo lavoro che a lui è dedicato. Partiamo proprio da questo dialogo, da questo incontro con questo Sì. artista. Anzitutto, chi era José Barrias? Allora, lui è stato uno delle mie anime creative, perché anche lui, come quasi tutti i creativi di cui mi occupo in questo libro, è un migrante, è un portoghese che lascia il suo paese durante gli anni della dittatura, poi Parigi, poi Milano, e resterà per tutta la vita un senza terra, un senza patria. Ne ha due naturalmente, ma questo del senza terra è una figura, no? Importante per capire i creativi. Loro non hanno casa, non hanno terra, sono degli stranieri spesso. Potremmo dire anche dei profughi per certi aspetti. Sì, dei profughi, infatti, gran parte delle anime creative del mio libro sono i profughi che dall'Europa, nella morsa del nazismo, negli anni 30, arrivano in America e lì fondano l'America. Questa è la tesi del libro. Tutto il pensiero creativo americano, tutte le tecniche, le arti creative americane nascono da questo incontro. Eh sì, è la parola incontro per un creativo, è una parola fondamentale. Se abbiamo cominciato questa conversazione partendo dalla fine del libro, adesso continuiamo invece dall'inizio. Insegnare che cos'è conoscere. E qui Simone Weil che appare anche in una delle due frasi, la prima è di James Joyce, dopo Dio Shakespeare è il più grande creatore, mentre Simone Weil nei suoi quaderni, ma all'uomo non è dato creare, è un cattivo tentativo di imitare Dio. Però questa frase, insegnare che cos'è conoscere, è una frase che è difficile dimenticare, perché Paolo Perulli, che cosa vuol dire insegnare che cos'è conoscere? Eh sì, significa connettere, significa mettere in relazione, significa unire quello che è diviso, che è continuamente separato, sia nel campo dei saperi, delle discipline, sia nel campo delle relazioni fra le persone, sia nel campo enorme delle relazioni fra culture, fra paesi, fra continenti. Quindi è un insegnare a trovare i fili che uniscono, anziché quelli che dividono. E lei, Simone Weil, è stata una maestra di questa arte. Per lei la conoscenza avveniva attraverso la sofferenza. E quindi si conosce soffrendo e superando, grazie all'amore della conoscenza, al desiderio della conoscenza, lei scriveva, superando appunto la sofferenza. Eh sì, qui la creatività coniuga quel verbo difficilissimo, creare.
Oggi come oggi, lei lo scrive anche all'inizio del libro, che la distanza tra creatore e creati è sempre più lontana, forse si è allontanata per sempre. Però prima di continuare, Paolo Perulli, vorrei entrare proprio in questa parola, ed è una parola che è la parola creativo e creatività, e sono parole che si sono portate dietro nel tempo talmente tanto fraintendimento, parole che sono state tirate per la giacchetta, parole che si sono confuse nel loro significato. Chi è creativo? Ma creativo è uno che inventa mondi, che dà, nelle parole di Nietzsche, che è uno degli autori che uso di più in questo libro, che dà il senso, e il futuro alla terra. Ecco, questo è nella mia idea, nell'idea che seguo, il creativo. Quindi è del tutto diverso da questa classe creativa privilegiata, no? Che spesso si identifica con i creativi. Questa classe creativa privilegiata non esiste in realtà. Metà degli artisti italiani sono sotto la soglia della povertà, secondo i dati dell'Istat. Quindi si capisce che ci sono molte falsità, molti miti da superare per capire cos'è la creatività e chi sono i creativi oggi. Lei diceva poco fa che i creativi sono quelli che inventano mondi, però scrive anche, che i creativi sono adesso quelli che stanno dentro il dominante servire se stessi. Ora, è una creatività molto egocentrica, se vogliamo, molto egoistica. Beh, il creativo è sì, c'è una doppiezza nel creativo. C'è un'oscillazione nel creativo. Da un lato, sì, questa dimensione dell'utilità o addirittura dell'auto interesse, e dall'altro però una dimensione altrettanto forte del donare, no? In fondo i miei creativi, il primo è Prometeo, che non a caso dona agli uomini il fuoco, cioè la tecnica. Quindi c'è un'ambivalenza, no? C'è una doppiezza costitutiva, non c'è un'unica faccia del creativo, ce ne sono almeno due. E qui Prometeo altro che lo dimostra esattamente, perché essere creativi presenta anche più facce, no? Sì, Prometeo può essere considerato un eroe positivo, però c'è sempre un ma. C'è sempre un ma, infatti è il primo che insegna agli uomini, che altrimenti sarebbero stupidi, a estrarre risorse dalla terra, a inventare nuove tecniche, a sfruttare, diremmo oggi, il pianeta. E quindi e forse quando lo colpisce alla fine del dramma di Eschilo lo colpisce il Dio, e forse lo sta punendo per questa superbia, no? Che porta anche oggi, diciamo, una catastrofe ecologica, perché sfruttare il pianeta, estrarre risorse, significa oggi questo. Forse che Prometeo, sì, ha fatto questo straordinario dono del fuoco, ma una delle sue, potremmo dire, una delle sue colpe, una delle sue ambizioni perdute è co forse quella di aver pensato troppo alla tecnica, ecco, e forse in questo si è dedicato troppo Prometeo alla tecne. Ma tutti dopo di lui, più che Prometeo, diciamo i suoi eredi, i suoi successori, molti prometeici sviluppano la tecnica, e spesso a scapito appunto della dimensione umana. È un'antica questione, ma è attualissima ovviamente in tempi di intelligenza artificiale, no? Uno dei padri, Norbert Wiener, che io non cito nel libro, ma appartiene anche lui a queste anime creative, lo dice, no? Chiaramente, no? Che bisogna tenere insieme queste due dimensioni, quella della tecnica e quella dell'umanità.
Quello della tecnica e quello dell'umanità, e queste cose non vanno sempre pensate insieme, ma oggi la creatività nel 2024, no? Lei cita degli straordinari personaggi, no? Steve Jobs, per esempio, sì. Bezos, per fare due nomi. Ecco, in che modo hanno sviluppato la creatività tenendo conto del fattore umano? Beh, Steve Jobs è l'ultimo grande creativo del mio libro, non è paragonabile con quelli che vengono dopo di lui, proprio perché viene da una cultura che è la controcultura californiana, no? In fondo era anche lui un ragazzo della Beat Generation che si innamora poi della dimensione appunto tecnica, ma non è un tecnologo. E quindi la sua straordinaria capacità di diventare un connettore, il più importante dei moderni connettori universali, deriva da questo fatto di avere unito la dimensione umanistica e la dimensione tecnologica. E adesso andiamo a Parigi, Paolo Perulli, perché la creatività, certo è facile dire la creatività di Parigi e c'è una cultura straordinaria rispetto a questo, però lei ci porta a incontrare nel suo saggio intitolato Anime Creative un certo Charles Baudelaire. Ecco, in che modo Baudelaire diventa un'anima creativa attraverso i fiori del male? E perché appunto il primo e l'ultimo grande lirico della modernità, nell'epoca del capitalismo maturo, come dice Benjamin. E quindi quel libro contiene tutte le tracce per sviluppare la figura del moderno ed essere nello stesso tempo anche la prima critica della modernità, la prima critica della merce, perché essere poeti nell'epoca delle merci, no? Ecco, questo è Baudelaire, la sua grandezza eterna, per cui tornerà in tutte le figure di creativi fino appunto a quelli della California, che sono anche loro dei nipotini di Baudelaire. Eh sì, perché qui non c'è solamente la creatività da un punto di vista artistico, da un punto di vista letterario, come ci ha evocato poco fa Paolo Perulli, ma c'è una creatività anche da un punto di vista molto particolare, e questo credo che sia una delle tracce più e delle prospettive più singolari di questo saggio, tra le molte, ovvero parlare di creatività attraverso la psicoanalisi, ecco, il mistero della creazione artistica. E qui ci inoltriamo nei meandri della coscienza, nei meandri carsici, per la verità, Paolo Perulli. Sì, una delle mie figure che raccolgo nella narrazione del libro è Freud e quei famosi incontri viennesi dei primi Novecento, in cui lui e i suoi allievi discutono, no, della creatività, discutono da dove viene nelle figure più importanti, da Leonardo, famosissimo, a tanti altri, discutono, dedicano due riunioni a capire la creatività di Nietzsche, discutono di Mosè, discutono delle grandi figure, diciamo, no? Dei grandi creatori, e quindi individuano, certo, dei fili che riportano la dimensione dell'anima, della psiche, fondamentali per capire i creativi. Gertrude Stein, che lei ha citato, se ricordo bene, il pensiero che lei per l'appunto pone all'attenzione dei lettori in questo libro diceva che il creativo non è colui che anticipa, no, ma è colui che sa leggere il senso, lo spirito del tempo di quella generazione. Ora, quindi i creativi sono persone da tenere d'occhio, anche perché sanno,
sanno sentire quello che la società si aspetta o non si aspetta, anticipando. Ma in ogni modo questo sentire dell'artista credo che sia una cosa molto importante. Credo che forse noi non teniamo nemmeno conto di questa loro straordinaria facoltà. Bisogna essere come era Gertrude Stein, cioè qualcuno che capisce, no, fin dal primo incontro che ha di fronte Picasso, che sarà la pittura del Novecento. Ecco, bisogna anche saperli riconoscere. E Gertrude Stein nel suo salotto sapeva riconoscere altro che Sono chi aveva davanti. passati tutti da lì. Tutta la generazione, quella che poi è stata chiamata la generazione perduta, insomma i grandissimi della prima metà del Novecento passano tutti per il suo salotto, quindi lei è una straordinaria, appunto, detective, della creatività, no? È una scout proprio, no? Fa un enorme lavoro di scouting dei creativi del Novecento. E dal Novecento passiamo ad oggi. Lei ha accennato all'inizio di questa conversazione, Paolo Perulli, all'intelligenza artificiale. Ora, qui si apre uno scenario straordinariamente ampio. Lei lo cita anche nel suo saggio. In che modo la creatività ci pone all'interno della parola creatività? Allora, l'intelligenza artificiale a cui lei adesso allude è qualcosa, ha un ruolo di creatività, sì, solo però nel senso di macchina sapiens. Adesso uso il titolo di un saggio che è uscito in questi giorni dal Mulino in parallelo al mio, solo in quel senso, ma non nel senso di Homo sapiens. In altri termini, la creatività umana non ha paragoni nel bene o nel male. E appunto la frase di Simone Weil che ho citato, la conoscenza è prodotto dalla sofferenza, e le macchine non soffrono. Le macchine non soffrono. Però il libro di Machina Sapiens, che tra l'altro racconteremo Sì, prossimamente, il libro di Nello sì, Cristianini, sì. si pone delle domande, come anche il suo, peraltro, ma delle domande inerenti all'intelligenza artificiale, e noi le mettiamo con lei nella prospettiva della creatività, no? Per esempio, se le macchine possono pensare, oppure se stiamo costruendo qualcuno. Ora, se stiamo costruendo veramente qualcuno attraverso l'intelligenza artificiale, questo è veramente più prometeico di questo. Certo, ci riporta a quella doppiezza, no, di Prometeo da cui si partiva. Naturalmente, l'esperto, diciamo, di intelligenza artificiale, che non sono io, ti spiegherà poi i modi, le tecniche in cui sta avvenendo questo enorme salto. Ma l'interesse mio è di capire che questo enorme salto non annulla, non depotenzia la creatività umana. E quindi quel rapporto fra dimensione umanistica e dimensione tecnologica a cui si alludeva prima, resterà decisivo anche nel futuro. Eh sì, resterà decisivo nel futuro. Vedo qui, Paolo Perulli, una sottolineatura tra le altre che vorrei condividere. A proposito, in questo caso si parla di architettura, ma questa frase si può estendere in senso lato su molti aspetti. Dobbiamo proporre idee ambiziose e creative che ci aiutino a immaginare un più equo e ottimistico futuro in comune. Ora, queste sono parole che ci impegnano parecchio, no? Perché tutti quanti nel nostro piccolo dobbiamo e possiamo essere creativi. Certo, non possiamo essere tutti degli Steve Jobs, è normale, però ogni persona dal suo punto di vista ha la sua possibilità di darsi l'impegno. Certo, il creativo per eccellenza trova in questa frase qualche cosa che sviluppa uno scenario futuro in maniera molto importante. Ma ognuno dei creativi ha un compito enorme, forse non è consapevole di questa
responsabilità, dare risposte alle grandi sfide di una fase critica come quella in cui stiamo vivendo, in cui il tema io ritengo sia quello di inventare nuove forme di costruire, abitare, pensare, per usare i termini famosi, diciamo, di Heidegger. Ecco, imparare, reimparare a costruire, reimparare ad abitare, reimparare a pensare. Nell'epoca della crisi che noi viviamo, che è una crisi, qualcuno la definisce una policrisi, brutta parola, ma insomma vuol dire che c'è una crisi a tante dimensioni. Naturalmente la più importante è la crisi ecologica, climatica, che riguarda la nostra sopravvivenza sul pianeta. Allora, tutti i creativi devono sapere dare risposte in termini di costruire, di abitare, di pensare. Devono sapere, e quindi qui, per così dire, Paolo Perulli, chiudiamo il cerchio. Abbiamo cominciato questa conversazione, tra gli altri, parlando di Simone Weil. Insegnare che cos'è conoscere, ritorna di nuovo questa frase in maniera molto forte. Insegnare che cos'è conoscere, perché altrimenti come facciamo a costruire, ad abitare, a pensare? Eh sì, è un grande tema, diciamo, di apprendimento e di riflessione. Certo, come ha detto Simone Weil, appunto, citando poi naturalmente anche lei, è un grande greco, no? Che la conoscenza si ottiene attraverso la sofferenza. Noi lo stiamo vedendo, no? La conoscenza avviene attraverso la sofferenza nel momento in cui l'umanità sta vivendo una fase critica, anche drammatica, di grandi sofferenze in molte parti del mondo. In quei tre quarti dell'umanità a cui io dedico la parte fine, le pagine finali del libro, no? I sud del mondo, di cui non sappiamo nulla, insomma, e che invece sono dei giacimenti di conoscenza che ancora deve essere estratta, deve essere sviluppata. E quindi finisco in modo positivo, ottimistico. Il mondo ha grandi risorse da sviluppare in termini di conoscenza, di imparare, a conoscere, basta che le sappiamo vedere. E basta che sappiamo vedere il nuovo, perché questa è la cosa importante, ma il nuovo non per stupire, o come dicevano secoli fa in Francia pure Pâté le bourgeois, non si tratta di questo, ma è una creatività molto molto razionale. Paolo Perulli, autore del saggio Anime Creative, da Prometeo a Steve Jobs, il libro è pubblicato da Il Mulino. Ma prima di salutarci, Paolo Perulli, ci indica un libro creativo dal punto di vista della letteratura? L'ultimo che sto leggendo è l'ultimo romanzo di Patrick Modiano, il premio Nobel francese, ed è uno dei libri più belli, credo, che lui abbia scritto. Si chiama La Danseuse, non è ancora uscito in italiano. Ed è il protagonista che sempre attraverso dei casi fortuiti riscopre nei meandri, nelle pieghe della memoria, tutto un mondo perduto. E quindi Modiano, dall'incontro fra questo narratore e questa danzatrice, il suo bambino che lui conobbe 50 anni prima, ecco, ci riporta a questa dimensione molto brustiana della memoria e della creazione. Quindi è un grande creativo, Modiano, perché alla fine del libro ci dice: ma quella danzatrice, quel bambino, quelle figure, dove saranno sparite? Che fine avranno fatto? E si risponde: non sono mai sparite, sono nel nostro eterno presente. Ma Patrick Modiano nel suo essere creativo, e straordinari sono i suoi libri, è una delle
Non lo dico da lettore distratto e anche abbastanza confuso Paolo Perulli, però se ricordo la scrittura di Patrick Modiano, è una scrittura che indugia fortemente a qualcosa che potremmo anche dire non è più tanto contemporaneo, indugia molto nel dettaglio. Ora, quando per esempio lui racconta, che ne so, di una via di Parigi, noi possiamo conoscere quella via attraverso il panettiere, attraverso la chiesa, il marciapiede, ecco, e questo indugiare nel dettaglio, io lo trovo, dal punto di vista proprio della narrazione, un atto creativo. È così, è straordinario, e riflette, presenta le mappe della nostra memoria, eh? Quella Parigi che lui racconta nei dettagli, che lei adesso diceva, sono le mappe della nostra memoria e anche della nostra immaginazione, perché anche se non siamo mai stati in quella via di Parigi, ci andiamo con la nostra immaginazione, grazie alla sua scrittura. Grazie davvero Paolo Perulli e buona giornata. Grazie a voi, grazie a voi.